Buonasera, dottor De Mari, sono Sonia, sono disperata. Cioè, mi dica lei cosa devo fare io quando arriva l'autunno? Io devo essere meteoropatica, non lo so, quando arriva l'autunno io mi trasformo in uno scoiattolo. Mi trasformo in uno scoiattolo, devo mettervi alle provviste e mi viene a mangiare carboidrati. Cioè, l'altro giorno ho mangiato il pane con la Nutella, io sono scandalizzata di me stessa. Sono progressi che io faccio quando arriva la primavera, mi sveglio come i cervi in primavera e quindi ricca di buoni propositi e ci riesco, ce la faccio, ma quando arriva l'autunno io faccio questa fine, io non so cosa fare, cioè, no, veramente, io sono disperata da questo punto di vista qua, sento freddo, sento molto di più il freddo, un'insalata mi fa venire la pelle d'oca. Vabbè che adesso metteranno le zuppe passate di verdure e fin qua ci sta, però le insalate non le voglio manco vedere. E a colazione sono arrivata anche a bermi il latte col caffè. Cioè, io quando arriva l'autunno non mi riconosco più. Cosa devo fare? E Aiuto! la signora Sonia ha proprio ragione. Ma il nostro corpo si ricorda di un tempo quando non c'era la dispensa piena di cibo, non c'erano i supermercati con grandi quantità e scelte di cibi in tutto l'anno, ma si ricorda di quel tempo dove quando arrivava il freddo la natura effettivamente andava in letargo. C'era meno frutta, meno verdura a disposizione, meno cibo. E allora anche l'orso nel mondo di Superquark va in letargo, così come tanti animali della giungla e della foresta. E così anche il nostro corpo, il nostro metabolismo, in maniera arcaica, è come se vuole fare le provviste. Quindi quando Sonia dice mi trasformo in uno scoiattolo che devo fare le provviste per l'inverno, è proprio vero, il corpo adesso vuole mettersi un po' di grasso per tutelarsi da queste risorse di cibo che possono scarseggiare. Il problema è che oggi non è più così e quindi ci rifugiamo in cibi, tra virgolette, spazzatura, con questo pane con creme di cioccolata spalmabili, con tante calorie e vuote di micronutrienti. E allora come possiamo fare per contrastare tutto questo? Beh, le cose da fare possono essere tante. Ad esempio, per prima cosa bisogna pensare di innalzare i livelli di serotonina, perché con il freddo, con la riduzione della luce, si tende ad avere un po' più alto il cortisolo, un po' più bassa la serotonina, quindi vado verso problematiche di ansia, di fame nervosa. E allora come posso innalzare la serotonina? Beh, partendo dal nostro quotidiano, quindi attività fisica quotidiana, questo intende ad innalzare i livelli di serotonina. In più andiamo verso cibi caldi. Si è visto che prendere come abitudine l'idea di bere una bella tisana, questa tende a scaldare il corpo e a creare un ambiente confortevole all'interno del nostro corpo. Magari sfruttiamo anche il potere di alcune piante adattogene per aiutarci ad adattarci meglio al cambio di stagione. Quindi una pianta importante è lo zenzero, ad esempio, che possiamo utilizzare, oppure come tisana, oppure in tintura madre la rhodiola rosea per innalzare la serotonina, oppure dei semi caldi che aggiungere alle nostre insalate. E poi le insalate, sì, sono fredde, ma non tutte. Adesso abbiamo bisogno di scaldare il corpo, quindi magari andiamo verso delle verdure crude, sì, ma con intelligenza, verso le radici, come possono essere le carote, i ravanelli. Ma ancora esiste una verdura che può scaldare il nostro corpo, che è proprio il finocchio. Quindi tagliatelo a rondelle sottili, sottili, sottili e inseriamolo all'interno delle nostre insalate crude. E ancora facciamo attenzione realmente ai livelli di vitamina D, perché in questo periodo dell'anno le ore di luce, le ore di energia luminosa si riducono sensibilmente. E se ci fate caso, anche l'ombra a mezzogiorno del nostro corpo è più lunga del nostro corpo. E questo cosa significa? Che quel sole è povero di raggi UVB, non ci arrivano a contatto e quindi abbiamo sempre più difficoltà a sintetizzare la vitamina D.
Io che dirvi ancora, mi raccomando, per ridurre tutte queste problematiche, idratiamo bene il corpo, alimentiamoci con intelligenza, quindi un'alimentazione antinfiammatoria, zuppe, e abbiamo proprio adesso il, mi viene a dire festival, in realtà è il gioco della zuppa perfetta. Vediamo un po' cosa tiriamo fuori dal cilindro, quindi non vedo l'ora che arriva domenica per tirar fuori tutte le zuppe che mi sono arrivate per avere più idee possibili all'interno della community. E non rinunciamo all'attività sportiva, anche se fa freddo, è importante muovere il corpo, anche per ridurre un po' i livelli di stress. Se il video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace, condividi il video con i tuoi amici e iscriviti al canale attivando la campanellina. Ciao ciao!